Ciao, salve a tutti. Mi dispiace non rispondere come vorrei perché i video vanno a bloccarsi, proprio sul più bello. Adesso proverò a mostrarvi il raccolto, anche ciò da raccogliere dei melari, allo stesso tempo delle visite. Ho delle regine che sono nate adesso, si sono già fecondate. Infatti visiteremo appena me lo consentirà il sole, perché c'è il sole. Vediamo, vediamo, probabile si possano visitare. Qua c'è una regina che è già un po' che sta covando. Sì, si è fecondata da poco, si dovrebbe riuscire a visitare. Bene, vi mostrerò loro. Loro allo stretto, allo stesso tempo l'ho fatta ripartire, ancora devono ricevere trattamenti, ma un trattamento di per sé, come cerco di spiegarvi e dimostrarvi, è nei momenti opportuni dargli assistenza opportuna, sia per scorta, vuoi per restringerle, quindi per permettergli di andarsi a ripulire meglio in fase di posa melario. Questo tipo di operazione la effettuano male, malissimo in questo periodo che la varroa si va a sviluppare. Bene, adesso andiamo a visitare loro, come vedete loro sono attività. Vediamo prima il loro melario, questo melario che devo raccoglierlo, allo stesso tempo si libera un po' dalle api. Vedete, vi sto mostrando delle flore che portano fioriture primarie. Quindi, come avete visto, belle chiare, limpide per via dell'acacia, il rovo. Adesso poi andremo a vedere queste. Questi vedete sono melari tutti. Guardate che senso di ripulizia che hanno, anche dal melario c'era una fetta morta in fase di apiscampo. Vedete, qua abbiamo quelle fioriture come malva, cicoria e melata di acacia. Pitosfori, ma per la maggiore questi qua so, come vi dico, melata di acacia. Vedete, loro adesso escono fuori, intanto almeno vediamo qualche favo, sono tutti opercolati, tutti così, tutti quelli che vado a raccogliere sono così. C'è qualcosina in alcuni, perché in parte poi devo fermarle e quindi se c'è anche qualcosina aperta la apro. Bene, tanto sono uscite delle altre. Adesso andiamo a visitare invece una colonia. Una colonia con nuova regina che si è fecondata adesso. Scusate, invece visiteremo loro e la colonia, quella con nuova regina. Loro sono ferme, vedete, potrebbero riandare in posa. Vediamo se è il caso. Sono dei melari, altre adesso devono essere fermate. Vediamo se hanno voglia. Vedete, con attrezzature fortuite vado a creargli ombra, ombra con l'apiscampo, con delle attrezzature fortuite di arrangiamento, e gli vado a creare ombra. Adesso ce l'hanno, vedete, durante questa fase pomeridiana hanno ombra, ma c'è un momento in cui c'è molto sole e loro sono veramente molte. Andiamo a visitarle, scusate, la apro, blocco il video già che mi va, così da poter riuscire a mostrarvi tutto. Loro sono una colonia che ha dato su due melari. E poi le ho fermate perché hanno ridotto il numero. Adesso vediamo come stanno, sia a scorte che in maniera particolare a salute. Nell'ultima visita rivolevano la posa melare. Vediamo adesso. Importanti,
assumere delle belle scorte. Si potrebbero eventualmente rimettere in posa, ma aspetto fondamentale e importante che cerco di spiegarvi è che si ripuliscono meglio. Allo stretto è già un trattamento questo di per sé, come cerco di spiegarvi, e questo è già un trattamento di per sé. Guardate come faccia questo maschio, qua non faccio in tempo mai, e cacciano i maschi, dovete vedere come li aggrediscono, perché o sono comunque su magari varroa, o comunque non ce le vogliono più adesso alcune. Adesso basta maschi. Prima abbiamo visto una bellissima scorta, questa è una bellissima scorta covata. Questi devono essere gli alveari, presentarsi così. In questo modo, vedete, loro dopo il secondo melare, adesso volendo, possono, essendosi ripulite bene adesso, aiutandole con tutta questa forma, possono riandare anche in posa volendo. Questo vediamo se è il caso, non ha importanza, ci sono sempre altre che stanno producendo, loro possono riprodurre in autunno. In parte anche fresca la covata, infatti era qui in su la regina questi giorni. Fresca che vedete è quella che la melata, questa melata di acacia, poi in parte anche c'è cicoria, malva, vite selvatica, e questa è il loro raccolto primario, è il delicustro ancora, in qualcosa di magnolia, poi giustamente ci sono anche l'ibisco, il verbasco, però fioriture un po' più ridotte. Io cerco di elencarvi quelle più importanti. Ci sono anche delle lavande, menta domestica, selvatica, timo. Scusate, perché loro sono, se non si feriscono, si riescono a visitare bene senza fumo, e bisogna stare più che altro a farlo ripartire per non farlo spingere per le visite successive, che con loro proprio vi dimenticherete, se non si feriscono vi dimenticherete di del fumo. Zanzare, ragazzi, sono tremende. Pomeriggio danzù alle caviglie. Bella, dove vai con quella proprio in bocca? E dove vai? E questo è un bellissimo favo, molto importante, di
scorta è covata. No, dei maschi gli stanno permettendo di star qua, quindi quello aveva un qualcosa che non andava, per questo lo scacciano. E vedete, questo tipo di operazioni, scacciarli al maschio, ripulirsi bene, mantenersi belle e efficiente così, in primo luogo gli ci vogliono sulle scorte, energie per compiere queste operazioni. In secondo luogo, lo spazio, se sono troppo larghe, non riusciranno mai a trovarsi bene. Dovete calcolare sempre che loro sono sempre al buio, lavorano sempre al buio, quindi per trovarsi effettuano peggio queste operazioni. Varrò a trovarla al buio, non è semplice, poi piccola com'è, sfuggente com'è, quindi devono essere compatte nei momenti giusti, nei momenti opportuni. Infatti è tutto determinato da momenti opportuni, sia per il raccolto, sia per farci la regina, sia per collaborare con loro. E qua la regina al centro del papo, questo è un altro bellissimo papo. Quindi scorta e covata. Loro passano bene così. Non gli ridarò la posa melario perché adesso saranno 40 giornate e terminate queste fioriture che vi ho elencato per la maggiore. Poi rimarrà poco. Delle melate che comunque non so su di sostanza, quindi questa importazione che loro hanno fresca, al di là di quella in opercolo, è di queste fioriture che ho detto, malva, cicoria, comunque è di sostanza assieme anche alla melata, vite selvatica, magnolia, ibisco, è di sostanza, quindi rischierebbero di scaricarla sopra per riempire melari e allo stesso tempo rimanere senza loro sopra, bellezza, che scorte, guardate che scorte che hanno su. Loro devono presentarsi così, una colonia che ha lavorato su 2-3 melari adesso deve presentarsi al riposo così. Assistenze di chissà quali tipo, come vedete non neanche hanno bisogno su di trattamento, sono tutte api sane, covata sana, facciamo sempre le corna, questo sempre, purtroppo ci sono momenti in cui hanno veleni, pesticidi e quant'altro. I miei timori per la maggiore sono collegati a questo aspetto, a pesticidi e altro, collegato insomma a diserbanti, veleni. Il quanto oramai credo alla pulizia, alla loro efficienza, ma nonché la selezione, nella quale oramai sono 10 anni che seleziono queste api. Oltre 10 anni che le seleziono e il risultato che vedete ve lo sto mostrando da 2 stagioni. Guardate come sono anche tra di loro, subito come si controllano. Questo è loro in senso alla ripulizia proprio, cioè un senso molto che viene aiutato dandogli attenzioni opportune nei momenti opportuni. Questa è una bellissima scorta che in parte poi me la vanno anche a proporre.
forti, bellissime, e sì, la devo risproporizzare. Loro poi a Napropoli bellissima, ma propolizzano, quindi ha anche un senso proprio all'antibatterico. Bellissima, sta propoli neanche si toglie. Me ne ha già data su un bel chilo di propoli, tutta bella pulita. Loro ha ridotto molto, vedete, c'è una camera di covata ridotta su 5-6 pali, la mantenevano quasi a tutto alveare. Beh, adesso vi mostro l'ultima scorta, poi vediamo un altro alveare. Zanzare, ragazzi, sono qualcosa di fastidioso. Vieni in apiario, non ti pungono su loro e c'hai le zanzare che non ti danno pace. Questa stagione forse è anche peggio di altre, tutta quella pioggia che ha fatto su in primavera. Loro per la colonia che sono, i numeri che sono, van bene, stanno così. Non prendono su nessuna cosa. Loro si sono meritati questo premio, tantomeno questa scorta che hanno e quella che tantomeno amplieranno. Una volta ho percolate tutte queste scorte, quando loro le avranno percolate tutte, allora gli ridarò la cosa, perché lì in quel caso raccoglieranno quel poco, sarà un mille fiori estivo. E tantomeno non intaccheranno rapidamente la scorta, in quel caso, se non importeranno nulla nel melario, e si possono fermare subito. Invece con scorta aperta, va probabile che poi va a scaricare su, se poi non ha più niente. Invece con scorta percolata siete più sicuri che anche di aver tempo tantomeno per fermarle. La scorta percolata vi assicura sempre, in primo luogo, il loro stato di salute sempre efficiente e, come cerco di spiegarvi, potete scegliere la produttività che vorrete e saranno produttive. Ovviamente se ci sarà biodiversità a disposizione. Sì, amore, chiudiamo, sì, attenti, attenti, devi vedere mamma che sei sempre qua. Cosa melario sarebbero state, ora anche perché estate, stanno loro un po' più larghe, se con posa melario rischiavano di occupare male spazi, impiegarsi male nella ripulizia, trovavano male la parola, trovano male la parola. Comunque effettuano male le operazioni se non hanno uno spazio giusto.
vedete solo che questa colonna, voglio mostrarvi altro. Prima di visitare un'altra colonia assieme, vediamo il loro melario, che è da raccogliere, se lo hanno terminato. Comunque è da raccogliere, loro le devo fermare per permettergli di riempire come le altre. Ce l'hanno già su belli gli alveari, ma io voglio che stanno al massimo in scorta nido. Attento amore, so io. Sì. Sono completi, vedete? Li vedete da là? Sì. Sì. Tutti così. Vediamo questi altri di qua. In serata. Adesso gli metto il lapiscampo. Questo tutto sommato lo raccolgo domani, eh? Non adesso raccolgo altro, questo li metto sul lapiscampo, vado solo a controllare adesso se li hanno completati. Senta amore, dai. Che belli tutti opercolati, e questi tutti opercolati così portano giù una percentuale bassissima, sono a 15,8 questi. Vediamo se poi riesco a mostrarveli. Questi sono belli, questi che arrivano adesso così sono basse, le percentuali al 16 è quella più alta rilevata. Stavano al 16,2, 16,8 perché c'avevano su qualcosina di aperto. Amore, lo so, avete capito che ve lo voglio. Ve lo devo togliere. Ma c'avete quello sotto, non vi preoccupate, Lì. Speciali. Dai, andate là. Dopo vi metto il lapiscampo. Dai. Là, amore. Quando sentite questo rumore non è l'accumulatore, sono io che gli soffio, perché non voglio darlo neanche a loro il fumo. Tanto durante i periodi estivi meno glielo do e meglio mi sento, che rilascia troppo monossido, catrami sui fagli, mi fa male. Vediamo la colonia e poi ci salutiamo perché il video andrà a bloccarsi. Ma loro no, niente, sono al sole, via, loro non ve le posso mostrare. Vediamo il loro melario qua. E poi purtroppo ci dobbiamo salutare perché i video si vanno a bloccare e non posso far altro che registrare video corti. Anche questo è un melario che deve essere raccolto. Loro li prendono su così e gli manca anche un qualcosina perché continuerebbero a oltranza e invece vanno fermati. Adesso si devono fermare
ci devono stare al massimo tu. Poi mi mancherà anche se c'è un qualcosino aperto, adesso non faccio nulla. Devono ricaricare il nido. Vediamo gli altri. Sì, non so. Tutti operculati. Sono questi esterno. Se c'è qualcosa di aperto non mi faccio nulla. Devono ricaricare tutto. Vediamo se è magari la percentuale. Quando io arrivo in fondo stagione, che è qualcosina, si importa sulla percentuale, si toglie. Adesso vediamo un attimo così. E se cola, non sono su basse queste percentuali. Abbiamo detto di adesso sono a 16,8. Infatti non cola, anzi, è prontissimo. Va bene, loro manterranno belle scorte, capito? Adesso si sospende, si raccoglie su quello che è rimasto, su tutto, vediamo un po' quello più bello. Oramai l'abbiamo visto un bel po' tutti, guardate che fari, bellezza. Bellissimi. Domani lo rivaluto e in caso lo raccolgo subito. Loro tantomeno sono una colonia che scendono giù subito. Dammi l'aria. Queste qua sono bravissime. Come sentono un pochino di fumo si spostano subito. Non so, molto invadenti sul favo. E comunque hanno caratteristiche come le altre, sono super caparbie nella ripulizia e come vedete anche nella produzione. Andiamo all'ombra, vediamo in un'altra. E nel prossimo video però vi mostrerò un'altra colonia, onde salvare almeno questa di registrazione. Purtroppo mi si bloccano in continuazione. Bene, vediamo nel prossimo video, vediamo un'altra colonia che vado a visitare. Vediamo se c'è possibilità di mostrarvi una di loro, di quelle che sono guarite, di quelle che sono guarite dal tremore, ma tantomeno loro che si sono ripulite. Guardate, loro si portavano il tremore, guardate che colonia che stanno su diventando. Sono bellissime, benedica. Loro sono una parte, le altre sono al sole, in parte credo di avervele già mostrate, ma adesso sono molto più sviluppate, sta molto meglio. Qua c'è una regina ma ancora non è nata, è inutile controllarle. E loro uguale, allo stretto si sono ripulite, adesso formeranno due colonie, la vecchia regina e la nuova regina. Adesso poi vedrò se loro restringerle ancora, addirittura sono su 5 a 4. Vediamo. Loro vedete come si stanno ripulendo? Guardate. Questo è il grooming. Sta effettuando il grooming su una sorella, più sorelle su una sorella. La stanno valutando, si stanno selezionando tra le altre cose. Sembra proprio che gli hanno trovato su un'imperfezione. No, forse la lasciano andare. Buona. Esclusa. È così che si ripuliscono e selezionano. Anche qua stessa cosa, ci sono altri melari da raccogliere. Vediamo il loro e poi ci salutiamo. Vediamo loro,
vediamo se hanno completato gli ultimi esterni, ma in caso stessa cosa delle altre, vado a fermarle. Adesso non basta, devono mantenere scorta nido. Vedete, sono completi poi tutto sommato, manca qualcosina ma non ha importanza. Cosa importante, aspetto importante, restringerle nel nido, restringerle e vanno a effettuare meglio sia ricarica alveare che ripulizia. Vediamo l'altro esterno. Questo è l'altro esterno, sono tutti opercolati, vedete? Tutti, dal legno al legno. Mi manca un qualcosina, vanno bene così. Ci sono colli, quindi centrali, ma tutti, anche questi qua sono colli. Questa è succo da melata, anche parte. Non su qualche favo. Porta queste fioriture un po' come rovo, timido, si fa, vedete, è sempre su mille fiori. E sono tutti falli, vedete. E ripeto, favo percolato completo da il massimo peso. Ovviamente ci sono periodi in cui sono molto più massicci e importanti, periodi come questo che non si ottiene i 3,4 kg, ma come vi ho mostrato si ha ai 3 kg, 2,8, 3. Questo avviene ovviamente se le colonie sotto stanno messe bene, ma allo stesso tempo rischierebbero, se sotto non stanno bene, di importare male anche sopra e magari anche di non riempire a questo modo, riempire anche in questo periodo dell'anno, poi riempire un favo più secco e stremenzito, perché comunque tendono ad assicurarsi una scorta perché stanno per finire la biodiversità e estivano anche opercolando anche una minima quantità. Questo avviene se sotto la scorta non sono messe bene. Se sotto la scorta sono invece messe bene, vi danno favi anche tra l'altro e belli importanti. Bene. Un saluto a tutti e ci vediamo nel prossimo video che vi mostro altra colonia e altri lavori che sto svolgendo in apiario. A tra poco.